Finalmente ragazzi ci siamo, è arrivato il mio nuovo mezzo di trasporto e adesso in questo video ve lo mostro e vi spiego anche quanto mi è costato tutto quanto. Ah, se vi chiedete perché siamo in mezzo alla campagna in questo bellissimo prato è perché qua non c'è nessuno che ti disturba e quindi posso fare il mio video tranquillo. Bene, cominciamo col spiegare il perché ho comprato questo nuovo mezzo. Beh ragazzi, purtroppo la mia azienda si trasferisce in un'altra sede, quindi non è più possibile arrivare come facevo adesso in bici e quindi sono stato costretto un po' a malincuore a comprare questo nuovo mezzo, perché io non ero minimamente interessato a fare questo acquisto, però mi sono trovato costretto perché in bici non era fattibile più andare fino alla nuova sede perché non c'erano strade, non c'era niente, quindi non era proprio fattibile. Cioè, o meglio, le strade c'erano, però non c'erano i marciapiedi ed era abbastanza rischioso per la mia vita, quindi ho preferito comprare questo nuovo mezzo. Allora, siete pronti a vederlo? 3, 2, 1 e voilà ragazzi! Guardate che bellissimo mezzo di trasporto! Mamma mia! Parliamo di un Kymco 125 Agility del 2010, quindi come dicevo non ero minimamente interessato a comprare un nuovo mezzo, quindi sono andato proprio a spendere il minimo indispensabile, cioè proprio il minimo che si poteva, perché non me ne fregava niente di questo nuovo mezzo, era solo per andare a lavoro, perché io già ho una bellissima macchina, cioè bellissima, una macchina normale che funziona benissimo, quindi non avevo bisogno di un altro mezzo se non per andare a lavoro. E ora direi di andare a vederlo più nel concreto, perché comunque presenta qualche problemino, difettino estetico più che altro, perché di motore in teoria dovrebbe essere abbastanza a posto e in realtà mi è arrivato, cioè l'ho preso 2 settimane fa, quindi l'ho usato e sembra andare bene per ora. Ma come dicevo andiamo a guardare i difetti che sono presenti. Cominciamo con il parabrezza, che come vedete presenta un graffio e quindi questo si potrebbe sostituire, costa 50 euro circa un parabrezza, quindi neanche tanto. Il sedile è stato ricoperto con questo nastro perché le cuciture non hanno retto e si sono aperte. Qui il freno come vedete si è piegato probabilmente per una caduta. Gli specchietti non sono per niente stabili, infatti quando vado veloce tendono a diciamo muoversi. Questo addirittura è sempre tipo spiegato, ma almeno questo più o meno funziona, diciamo. Il faro davanti è completamente opacizzato, però funziona, almeno quello, diciamo, più un difetto estetico. Qui questo blocchetto dove c'è l'accensione degli abbaglianti, le frecce, il clacson, e mi si è staccato tipo la settimana scorsa, quindi dopo una settimana di utilizzo, è venuto giù. E quindi molto male, questo diciamo abbastanza un problemino, questo bisogna sistemarlo per forza. E poi come ultima cosa, ma la più importante e proprio il problema più grave che c'è in questa moto è proprio questo, il portapacchi. Guardate, si è completamente distrutto, cioè se andiamo a vedere da vicino vedete qua si muove, fa un casino qua. Quando prende una buca sembra che non so si distrugga tutto, cioè questo è un gravissimo problema. E ancora peggio, non funziona il fanale posteriore, questo per la sicurezza è davvero importante, infatti domani lo porterò questo scooter, insomma lo porto dal meccanico in un'officina che mi ripara almeno questo problema qua e poi gli chiedo di sistemarmi almeno il blocchetto, perché questo è importantissimo. Quindi domani in teoria questo problema dovrebbe venire risolto. Ah, una cosa che non mi è piaciuta è stata la capienza del bauletto, infatti è abbastanza piccolo, non ci sta molta roba, questo casco non ci sta, e invece quelli più piccoli, ne ho comprato ad esempio uno su Amazon e quello ci sta, però purtroppo il mio mitico casco che me lo porto dal 2012 non ci sta. Per il resto il motore in teoria funziona bene, infatti si accende ancora elettricamente, quindi direi che è un buon segno. Comunque c'è da dire che il problema della moto è il freddo che verrà insomma quando c'è l'inverno e la pioggia, perché quella purtroppo ancora non la posso evitare, come quando andavo in bici, infatti mi divertivo parecchio quando c'era la pioggia. Aiuto!
E infatti ho dovuto comprare qualche accessorio, ma ve lo mostro dopo quando vi parlo di quanto mi è costata la moto. Bene, detto questo, direi di vederci direttamente al giorno in cui ritirerò la moto dall'officina, così vediamo i lavori che hanno fatto e soprattutto se li hanno eseguiti a dovere, ok? Quindi fra 2 giorni la ritiro e vediamo come hanno fatto i lavori. Allora, tra una cosa e l'altra è passato circa un mese dall'ultima clip, adesso ci troviamo in garage, abbiamo finalmente la moto, è arrivato anche l'inverno, infatti mi vedete con la giacca, e niente, adesso andiamo a vedere come ha sistemato la moto il ragazzo che l'ha riparata. Allora, il blocchetto, come vedete, è a posto, l'ha fissato benissimo, è molto saldo, e invece qua dietro le maniglie sono veramente fisse, bloccate. Ha sistemato anche il fanale, quindi funziona, e direi che ha fatto un buon lavoro, sicuramente. Quindi, approvato. Poi ho comprato gli specchietti, perché questi qua, come vi avevo detto, non erano fissi, e quindi adesso provo a installarli. Devo capire adesso, forse con una chiave inglese dovrei riuscire a smontare qua e a metterli. Spero che non devo che non debba, insomma, togliere il parabrezza, perché sennò ci metto di più. Ora vediamo se riesco a farlo. Allora, ho montato i nuovi specchietti e sono riuscito senza rimuovere il parabrezza e direi di aver fatto un ottimo lavoro. Mi ritengo più che soddisfatto. Guardate, sono belli fissi adesso, non si muovono, e quindi ho fatto un ottimo lavoro. Bravo me stesso. E ora andiamo a vedere quanto mi è costato questo mezzo di trasporto. Eccoci qua ragazzi, finalmente siamo a casa e ora parliamo dei costi di questo mezzo di trasporto, che si tratta di una moto, come ben sapete e come avete visto. Però prima di cominciare io mi chiedo perché. Perché non ti sei iscritto al canale? È gratis, non vi costa nulla e in più mi supportate e contribuite alla crescita di questo canale. Detto questo, passiamo ai costi. La moto mi è costata 300 euro. Solamente 300 euro. Comunque si tratta di una moto del 2010, un po' vecchiotta, aveva, come avete visto, vari problemi estetici, però diciamo sistemandola funziona benissimo. Ormai sono 2 mesi che la possiedo e devo dire che ha fatto il suo dovere egregiamente. E poi, come già vi ho detto, non ero interessato a comprarmi un altro mezzo di trasporto, è stato più un dovere, quindi per me va benissimo così. Il passaggio di proprietà mi è costato 182 euro. L'assicurazione è costata più della moto, 472 euro e 72 centesimi. Poi ho dovuto sistemare il portabagagli, le maniglie, il fanale, e quello mi è costato 170 euro. Poi ho comprato anche un casco per la mia ragazza, è costato 37 euro e 84 centesimi. È un casco non integrale, quindi di quelli a visiera che si apre così, però 37 euro insomma fa benissimo il suo dovere. Poi ho preso anche l'olio e ho speso 34 euro e 80 centesimi per comprare 4 confezioni da 1 litro di olio Motul, mi sembra, non lo so se è di buona qualità, penso di sì comunque. Poi ho preso anche dei copriscarpe per la pioggia, che sono fondamentali quando piove, e io me li metto semplicemente sopra le scarpe e devo dire che sono eccellenti, non ti si bagnano e quindi vai proprio da Dio. Da abbinare alla tuta impermeabile che già avevo a casa e che usavo per andare in bici sempre al lavoro, quando nei giorni di pioggia. Quindi in totale questa moto mi è costata la bellezza di 1217 euro e 72 centesimi. Che ricordo, la moto costava solo 300 euro, però insomma l'assicurazione, il passaggio, tutte queste cianfrusaglie che servono per andare in sicurezza, e siamo arrivati a questa cifra. E dopo 2 mesi di utilizzo devo ritenermi abbastanza soddisfatto. Adesso andiamo incontro all'inverno e insomma un brutto periodo per i motociclisti. Sono diventato anche io un motociclista e niente, sono un rider ragazzi. Yeah. Vi ringrazio di aver visto il video fino alla fine, lasciate un pollicino in su se vi è piaciuto e se volete supportarmi iscrivetevi al canale, commentate cosa ne pensate di questo acquisto, se ho fatto bene o fatto male, insomma discutiamone qua sotto nei commenti e ci vediamo a un prossimo video. Ciao 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 ciao!